In quest'ultimo periodo stiamo parlando delle macchine che più stanno creando discussioni all'interno del mondo della fotografia e del videomaking. Quindi abbiamo parlato ovviamente della Fujifilm GFX, abbiamo parlato della Xiaomi e oggi parliamo invece di una macchina che a me interessava molto perché sono molto affezionato sia al brand che proprio al modello. Oggi parliamo della Canon EOS M5. Salve a tutti, io sono Alessandro e oggi parliamo dell'M5. Sono molto affezionato al brand di Canon in quanto prima macchina fotografica che ho utilizzato, come tutti sapete, è stata la 10D, ho fatto anche un video su questo e come sapete io per riprendere uso una Canon EOS M, la prima che è uscita, quella con sensore a 18 megapixel, DGX5, una bella macchinetta, adesso state vedendo infatti le immagini come sono. La cosa di cui più voglio parlare, ovviamente, sono le specifiche tecniche di questa Canon EOS M5. Anche se in teoria dovrebbe essere la 4, perché il 4 hanno voluto saltare. Così, non si sa perché. Canon su questo modello ha migliorato il sensore, infatti lo porta un sensore da 24,2 megapixel e che con un processore DGX7 può creare grandissime immagini anche di notte. Ha aumentato il numero di bit nei RAW. Questo vuol dire una maggior gradazione di colore e una sfumatura più graduale. Altra cosa molto importante è stato inserito uno stabilizzatore stesso sul sensore a 5 assi, così da poter stabilizzare meglio le proprie immagini. Sono stati aumentati gli FPS, infatti la mia dovrebbe avere in circa 3,5 FPS, la nuova invece è stata alzata a 7, quindi può essere utilizzata finalmente anche come macchina sportiva. Finalmente, e questa è una cosa che nella prima mancava veramente tanto, sono gli incrementi di stop a un terzo, ovvero poter passare da una gamma ISO a un'altra aumentando appunto di un terzo, quindi senza fare 100, 200, 400 ISO, ma 100, 125, 200 ISO, 350 e così via, salendo per la scala. Ovviamente, oltre a tutte queste novità, sono stati inseriti, come sempre sta utilizzando negli ultimi modelli, NFC, WiFi e Bluetooth e la possibilità di comandarla via remoto dal proprio cellulare. Sarebbe una cosa molto molto utile, soprattutto per chi fa blogging e quindi utilizza una macchina molto piccola e dà le buone prestazioni in qualsiasi condizione di luce, così da non dover ogni volta tornare a casa, scaricare sul proprio computer e solo successivamente poter pubblicare il proprio articolo sul blog. Come ho già detto, le dimensioni sono molto contenute, infatti la macchina fotografica con l'obiettivo che viene venduta generalmente in kit, che non è più il 18-50 come una volta, ma è il 14-45, pesa solamente 425 grammi. Ma una delle più importanti rivoluzioni di questa serie di Canon è sicuramente l'EVF. È stata praticamente pregata per le Canon della serie M avere un EVF. Ci hanno provato con l'M3 a utilizzare un EVF che si doveva aggiungere, ciò però voleva dire spendere altri 200, quasi 300 euro. Ma come sempre non ci sono esclusivamente pregi, ma anche alcuni difetti. Il difetto più grave che io riscontro in questa serie, appunto perché possessore di una Canon EOS M, è la quantità molto molto ristretta di obiettivi. Cioè, una volta avuto lo zoom, che utilizzerete sempre, il 22 mm, non credo comprereste più altri obiettivi. Poi hanno voluto creare un 55-200 e un 60 mm macro, che però non stanno avendo il successo che loro speravano. Un'altra cosa che ha fatto ovviamente storcere il naso agli utenti Canon è il fatto di non aver creato una Canon EOS M con sensore full frame. Se ne sta parlando da tempo, ma a quanto pare sono voluti rimanere ancora sul piccolo sensore APS-C, che ovviamente gli consente di contenere le dimensioni della macchina rispetto al sensore full frame che occuperebbe molto più spazio e che con la flange FM neanche funzionerebbe purtroppo, in quanto troppo grande per gli obiettivi che utilizzano. Quindi, voi cosa ne pensate? Pensate che sia una buona macchina? Pensate che non sia una buona macchina? Scrivetemelo nei commenti qui sotto come sempre. E come sempre, oltre a commentare, mi raccomando, condividete, lasciatemi un like e non resta che dirci al prossimo video.